Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo insieme questa box di Look Fantastic in collaborazione con Revolution, di cui abbiamo i brand Revolution, Ayerte Revolution, Revolution Pro e Revolution Beauty. Quindi, perdon, una box completa. Al momento è disponibile su Look Fantastic al prezzo di 30 euro. O 32, non mi ricordo, non mi ricordo perché me l'hanno inviata, ma comunque penso 30 euro e vediamo che cosa contiene. Allora, sono curiosa perché non l'ho ancora aperta. Mettiamo sotto. Ok. Allora, prima di tutto c'è questo che separo allo spoiler dei prodotti. Vabbè, che tanto si vedono qui dentro. Ok, un po' di storia, un po' di spiegazioni. Teniamolo che magari serve. E i prodotti sono questi. E mi sembra che ce ne siano anche. Iniziamo a guardare. Allora, il primo che mi capita all'occhio, aspettate che magari posso mettere il fondo. Perché ho fatto una cosa del genere? Che poi non riuscirò più a toglierlo. Volevo mettere il fondo della scatola, ma non riesco più a toglierla, quindi faremo in un altro modo. Ovviamente, appena ho messo in pausa il video, subito l'ho tolta, quindi ok, andiamo a vedere che cosa contiene. Stavamo dicendo, il primo è questo: Goodness Glow Fixing Spray con niacinamide e cocomero estratto. Cucumbero e cocomero, sì. 100 ml, questo, ok, profumo, ha un bel getto, il profumo non riesco a identificarlo, sembra che non lascia particelle illuminanti, quindi è solo luminoso. E basta. Vabbè, comunque i fixing spray servono sempre. Andiamo avanti, pesco così a random. Put Bomb Plumping Lip Gloss con vitamina E, quindi un gloss rimpolpante. Questo. Ok. Ah, scusate, ma io non ve l'ho fatto vedere. Perché cercavo la quantità, che è un 4,6 ml. Oddio, ha l'applicatore un pochino grosso per un gloss ed è a effetto lucido. Sa tantissimo di menta. Andiamo avanti così a caso. Questo niacinamide, non riesco mai a pronunciarlo, della Revolution Skincare Blemish Shampoo Refining Serum, siero anti pori più o meno. Quindi andiamo a vederlo. Si può applicare mattina e sera, bello il fatto che sia indicato. Ok, lo vedo corposo. No, lo vedevo corposo, ma alla fine è. Si stende benissimo sulla pelle, non è unto, è più un gel senza odore. Sì, è una goccia, basta per tutto il viso, direi. Però da provare perché parlano bene delle non mi riesco a pronunciarlo, niacinamide, perché non le conosco tanto, non sono di quelle che le utilizzo più di tanto, preferisco altri prodotti. Allora, però non è detto che non sia buono, è da provare. Allora, qui vedo un prodotto che è chiuso di iHeart Revolution e io adesso mi ingegnerò un attimo per cercare di aprirlo, perché non ho niente per aprirlo. Ok,
Non ci riuscirò mai, quindi magari andiamo avanti con un altro prodotto e poi dopo ci provo. Dopo tanti tentativi ce l'ho fatta. Questa è la Heartbreakers illuminante, 10 grammi. Ok, andiamo a vedere. Ah, che carina, è proprio fatta a forma di cuore. Cuore rotto, effettivamente dentro è un cuore rotto. Speriamo che sia illuminante. Effettivamente, direi che è illuminante. Abbastanza sottile, sottotono un po' rosato. Ok, ci sta. E iArt Revolution ha sempre questi pack compatti, proprio compatti, va. Iniziamo a prendere fuori una salviettina struccante per rimuovere. Ok, andiamo avanti perché qui di prodotti ce ne sono ancora. Lift and Define 3D Lash Extra Dimension Mascara, mascara super black di Revolution 5D Lash. Quindi dice di allungare, liftare, definire, incurvare e volumizzare. In tutto questo una confezione più semplice non si poteva fare. Ok, ce l'ho fatta. Il mascara è questo, un full size, 14 ml. Vediamo l'applicatore. Piccolo, 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 sottile, con setole sintetiche. Ok, proviamo e vi saprò dire. Sapete che i mascara sono sempre alla ricerca di mascara, quindi va benissimo. Quanti prodotti ci sono ancora? Allora, c'è questo che è un rullo di Giada. Non li amo sul viso, ma il fatto è che comunque sono belli freschi, quindi soprattutto sul contorno occhi da decongestionare o con le punture di zanzara, oppure, non fateci caso, tutto normale, oppure per decongestionare il contorno occhi, in questo caso ci sta. Vedo gli ultimi tre prodotti. Ok, di Revolution Soap Styler for Laminate Fluffy Natural Soap Brown. Quindi sapone per sopracciglia. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ce l'ho fatta, il pack è completamente bronzato, se riusciamo ad aprirlo. Ok, allora abbiamo il pennellino e questo che è il sapone che va da utilizzare bagnato ovviamente, quindi prima si bagna il pennellino e poi dopo si applica il sapone. Ha un profumo delicato, carino da portarsi dietro anche. E poi andiamo avanti con gli altri prodotti, vediamo un po'. Abbiamo due ancora. Revolution Pro Hydra Matte Translucent Setting Powder, quindi una cipria idratante mattificante da 5,5 grammi. Io in tutto questo non pensavo che i prodotti dentro fossero sigillati. E sto cercando disperatamente di estrarli. Va bene, ci rinuncio. Non vi dico la confusione perché davvero ho distrutto la confezione, ma non veniva via. La polvere è questa. Ah, ok, un cushion con
Particolarissima. Lascia la pelle super super satificata. Ecco, altra cosa che noto, oltre che satificata, non so se si vede dalla, cioè, è proprio morbidissima, però non so se si vede dalla telecamera con tutta in evidenza. Ok. Eppure è idratante, quindi dovrebbe essere per pelli secche, con acido ialuronico, sì. Però da provare almeno una volta perché ha questa texture particolare che assolutamente è da provare. Ultimo, ma non per importanza, come si dice, Crystal Eye Quad. Oh, questo ci piace già. Quindi una palette di ombretti, sempre il solito discorso che è sigillata, cosa che non mi aspettavo e quindi non mi sono munita di forbici o qualunque altra cosa. Ma più o meno ce l'ho fatta. Palette di ombretti. Questa è di Revolution Pro, quindi mi aspetto grandi cose. Io amo questi pack. Cioè, lo amo. Sembra tutto cristalli, effettivamente. E il nome è quello. Bella, bella con lo specchio. E andiamo a provarli subito perché mi incuriosiscono assai. Allora, uno, due, tre. Il quarto è interamente glitter, che oltretutto si perde un po'. Uno, due, tre. Non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire, soprattutto il quarto, perché sono proprio glitter che si sentono sulla pelle. E senza una colla adatta, questi cadono meravigliosamente, a meno che non vadano sopra gli altri, però sono belli luminosi. Bella, 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 bella. Ok, il quarto va lavorato un attimo, quindi non a striscia dritta, ma lavorato. Ecco, in questo modo. Si spande e attaccano e cadono molto meno. Particolare, sto cercando non la palette migliore che abbia provato. Sì, sinceramente, e me l'aspettavo anche diversa, ma cioè, con dei colori illuminanti, no? Con dei glitter così, che perché, ecco, girano davvero tanto. Sono ovunque, ho glitter ovunque, però è carina, carina ed è sicuramente diversa e particolare. Ma in tutto questo c'è, dice qualcosa? No. Combinazione di ombretti in una paletta ornata di bijou. No, non dice niente. Allora, a questo punto fatemi sapere voi che cosa ne pensate per 30 euro se questo box può valere la pena o no. Per me ci sono dei prodotti sicuramente da provare, interessanti da provare, soprattutto se non si conoscono. Iniziamo a vedere la palette. La cipria che è particolare, ma almeno una volta è da testare assolutamente per vedere il finish. Questo rullo di Giada e il mascara, sapone per sopracciglia, no, l'illuminante di Hyatt Revolution, che è molto illuminante, devo dire, e il siero antipori di Revolution Skincare, il fissante illuminante e il plumper per labbra. Direi che è tutto, oltre alla miriade di brillantini che continuo a perdere meravigliosamente. Allora, fatemi sapere,
No, no, fatemi sapere niente perché voglio vedere se qua dice qualcosa, ad esempio della palette, ma no, non dice niente di particolare, quindi direi che possiamo concludere in questo modo. Niente, a questo punto ho detto tutto, fatemi sapere voi quale prodotto vi incuriosisce di più, quale vi piace, quale avete provato, se ne avete provati, come vi siete trovate. Ditemi tutto lì nell'info box e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!